Allora, vi voglio raccontare una nuova barzelletta. C'è un contadino napoletano che sta andando con un suo carro verso la città, volendo portare a vendere la merce. Allora, lui andando per strada, no, piano piano con questo ciuccio, c'è un vigile a un certo punto, gli fa alt! Il contadino dice: che è successo? Devo farvi la multa. La multa? Per quale motivo? Eccesso di velocità, eccesso di velocità, ed è che non ciuccia non so carro, eccesso di velocità. Comunque, contadino non ha una via di scampo, deve pagare. No, allora gli fa: signor vigile, sto povero contadino, possiamo fare una cosa così così? Allora gli fa il vigile, gli fa: guarda, io ti faccio un indovinello, se tu indovini, non paghi niente. Se non indovini, paghi il doppio. Ma quando è la multa, signor vigile? Mo so 100 euro. Se non indovini, so 200. Vabbè, facciamo questa domanda, no? Allora, il vigile, no, inizia la domanda, fa: qual è il veicolo a due ruote? Ah, gli risponde il contadino: la bicicletta. Visto che hai sbagliato, caro contadino. E te perché? Ma tu mi devi far finire di dire la frase, hai sbagliato. Ma perché? Può essere una bicicletta, un motorino, una moto zucchi, una moto quella, un motore quell'altro, una cacacazza, una vespa. Hai sbagliato. Devi pagare 200 euro. Il contadino fa: mannaggia miseria. Signor Vigile, fate un'altra domanda. Se indovino non pago. Se indovino non pago. Se invece non indovino, paghi il doppio. Il vigile, no. Vabbè, allora, qual è il veicolo con quattro ruote motorizzato? La macchina! Dice il vigile, hai visto che non mi hai fatto finire di dire la domanda? Perché che spadiata? Il veicolo a quattro ruote con motore dentro? È la macchina, sì, ma può essere una Mercedes, può essere una Ferrari, può essere una Lamborghini, può essere una Fiat. Hai spadiato, devi pagare il doppio. Annaccia, dice il contadino, facciamo una cosa, signor Vigile, posso fare io un indovinello? Se voi indovinate, io non pago 400, io ne pago 800. Tieni, in da sacca. Se invece voi non indovinate, io non pago niente. Il vigile, no, che si crede superiore al contadino, fa: vabbè, d'accordo. Allora gli fa il contadino, gli fa: vigile, cos'è questo? Fa il vigile, questo è facile, questa è la fessa. Dice il contadino. Hai visto che hai sbagliato, signor Vigile? È perché può essere la fessa di mamma, la fessa di sora, la fessa di tutto quanto.